La sua struttura interroga, fa riflettere appunto sulla natura delle immagini e sulla natura dei documenti, del documentare. Noi ci occupiamo moltissimo di memoria in questi nostri, in questa nostra selezione e appunto questo è un film che ragiona su che cosa sia proprio la natura intrinseca della memoria. E credo che appunto la contrapposizione più forte sia quella tra documento e monumento, in qualche modo. E appunto la narratrice, che tu hai messo, la persona che tu hai messo a narrare la storia, in qualche modo ad un certo punto dice: i monumenti sono fermi, sono immobili. E invece l'impressione che si ha è che tu abbia dato una struttura fluida e continuamente inafferrabile al film, proprio per evitare che fosse un monumento. Puoi spiegarci com'è nata l'idea di costruire il film in questa maniera? Yes, I think when you say that a monument is something that stands, it is also something that is a lot of times overlooked, and it's we move around these monuments and don't see it anymore. The film itself is maybe, as you said, fluent because it has this kind of structure that doesn't deal as a historical film, but use this kind of historic event, like 1848, to talk about this event and also talk about the outcome of the event. And my perspective is mostly, as I'm not a filmmaker that is use a lot of archive material, is to dig into archives and to talk about with archives about the present and maybe also about what can we see maybe in a kind of future, because this thought was very much influenced by, for me also by the Benjamin, as you see at the beginning of the film, because what I found interesting is also this kind of conflict between the past and the present, and if we see the past as something dead, or let's say the people who were active in the past who were fighting for something, or are they still alive, and do we have to protect them from the present, and even what can we learn from this, like from this past? Maybe because of this, it becomes kind of a fluid film that goes from events that are not directly connected to 1848, but have an impact in the sense of talking about the revolution, even going there and say, and asking, ah, there was already a kind of anti-Semitism that we have later in Austria. What does it have to do with the graveyard, the Jewish graveyard, and how these kind of things are connected with the very open form? Sì, effettivamente è proprio vero, i monumenti non solo stanno immobili, ma spesso vengono ignorati. Noi magari circoliamo attorno ai monumenti e non li vediamo proprio, non ci rendiamo conto che sono presenti. E forse il mio film è fluido nella sua struttura perché non è proprio un documentario storico per sé, ma più che altro una narrazione storica di alcuni eventi, come ad esempio quello del 1948 e ovviamente i risultati poi a cui questi eventi hanno portato. Io non mi considero tanto un regista che va veramente a consultare gli archivi, ma più che altro un regista che scava proprio negli archivi per vedere come si riflettono nel presente. E in che modo possiamo poi leggere questo presente in termini di futuro? All'inizio ho mostrato le immagini di Walter Benjamin proprio perché è una persona che mi ha influenzato. E mi interessava capire l'aspetto del conflitto tra il passato e il presente e
se il passato fosse effettivamente morto, o meglio, se le persone che hanno fatto il passato e hanno combattuto nel passato sono effettivamente morte, o se invece c'è ancora un modo in cui possiamo proteggerle oggigiorno. E forse è proprio questo che dà fluidità, diciamo, alla struttura di questo film. E ci sono non solo, ci sono moltissimi eventi rappresentati, non solo quelli dei morti del 48, ma che sono collegati con questa rivoluzione. Ad esempio, ad un certo punto si parla di antisemitismo, e mi chiedo cosa abbia a che fare con tutto questo, con ad esempio il cimitero degli ebrei, e perché forse oggi è importante considerare tutte queste relazioni e tutte le interconnessioni che hanno questi eventi. E in qualche modo però il tuo film si confronta anche con la non neutralità delle immagini. Le immagini non sono mai neutre e quindi in qualche modo appunto come giustamente dici, è il montaggio che costruisce il senso della giusta posizione a queste immagini. Ecco, raccontaci come è nato il montaggio del film, come l'hai strutturato, a che punto hai deciso di inserire dei narratori. For this film especially, it was a very long process as I was really starting with documenting protest without using even this kind of idea of 1848. So it became a really long process of documenting, and then this interest in 48 came, and I developed lately this second structure of this kind of filmmaker narrator that is in the film, but I also thought I don't want to make just a film where there is a voiceover without someone who is visible and looking for something. This figure is kind of okay. We don't know who she is, what she's really, why she's asking this, but it's also something that is a little bit like a, that, like we do with most of the films, we research and we ask some questions, and I thought this figure could be good in the contrast of this not visible filmmaker. And for the editing, it was mostly that I do the process of editing is the most important for my films, as they have not let's say character driven or the character, but there are a lot of fragments of different kind of events or different places and how to get them together. So it took quite a long time to also like try for me at least to make understandable what does the cemetery has to do with the revolution, what has the cut-ups of the portraits to do with suddenly a demonstration of Biafra immigrants are coming. And it has not constantly to do with the history of them, but what I like to do is try to make connections within this kind of fragments that don't seem to be so connected, but as I think film gives the possibility a lot to make the space of imagination and to give also the space of well, documentary for me, it's not just reality, you know, it's a shift between different perspectives, and it really changed a lot already the moment you decide to film this and not this, looking in this direction. And the editing process makes it even more abstract. And so basically, I created this parallel, but the most important part for me is really in the editing process, I really try to also write the voiceover. So it's a, I don't know how to describe it, maybe someone has to see it, but it's more like really writing down, and there's a lot of research material.
which also, just one last sentence for this, is sometimes I also make a material that is then shown in exhibitions, for example, which is mostly material that doesn't fit in the film. But what I want to say is that there is a lot of research and a lot of thought that are sometimes need another space. If the cinema space is different, it's closed, you have a beginning and an end, and sometimes I use also the exhibition space to give more like an open, even more open than my films sometimes are, to really see an exhibition space and make your narration by yourself. Sì, allora, per quanto riguarda il film, il processo, c'è stato un lunghissimo processo. All'inizio ho iniziato semplicemente a documentare le proteste che non avevano alcun collegamento con i moti del 48. Poi, successivamente, è nata questa idea della rivoluzione del 1948. Scusate, 1848, lapsus. E quindi successivamente ho sviluppato il modo in cui condurre la mia narrativa. Però non volevo semplicemente che ci fosse una voce fuori campo, senza avere una persona a cui associare questa voce. Non è che sia proprio una... Noi non conosciamo questa narratrice, non sappiamo cosa fa, però l'ho fatta impersonificare una persona, giustamente, che fa ricerche e fa quindi domande. E poi per quanto riguarda invece il processo di montaggio, per me è un processo veramente molto importante a cui dedico tantissimo tempo, perché i miei film non hanno per lo più personaggi, ma sono semplicemente una sequenza di frammenti, che si tratti di eventi, che si tratti di posti, che in un qualche modo devono essere collegati. Questo è un processo che per me richiede veramente molto tempo, ad esempio come spiegare cosa ha a che fare un cimitero o come si ricollega questo cimitero alle dimostrazioni del Biafra. E insomma, non sempre poi esistono collegamenti, non sempre le cose hanno a che fare tra loro. E quindi cerco di creare collegamenti a volte anche tra cose che non sono collegate. Comunque questo film permette molto di dare spazio alle immagini. E i documentari per me non sono solo sempre sulla realtà, ma riguardano anche magari un cambio di prospettiva. E quindi per me il processo di montaggio in questo senso è un processo davvero molto astratto, in cui cerco di creare questi parallelismi. Non saprei come descrivervelo, dovreste venire a vedermi, però generalmente scrivo, raccolgo materiali, e a volte i materiali sono talmente tanti che non hanno spazio all'interno del film. E quindi decido di fare altro con i materiali, come ad esempio ho tenuto una mostra, li metto all'interno di un'esposizione, per dare un altro tipo di spazio a questi materiali e per fare in modo che vengano visti e che le persone che vedano i materiali poi riescano a costruire da soli una propria narrazione. Abbiamo domande? Un'altra ovvia curiosità è il medium utilizzato, nel senso che tu hai filmato in un metodo analogico in Super 16 mm. Puoi dirci anche in questo caso da cosa nasce, se c'è un'urgenza specifica o se è proprio un medium con cui tu sei più a tuo agio in qualche modo? Basically, I always work on 60 mm in my films, and this has there's a tradition in Austria that is still, I would say, kind of alive, which maybe gives a little bit of help in the community also to use it. But for me itself, I like this kind of limitation. Also, using a camera that has a certain amount of minutes or meters on the film,
and with this kind of limitation also to kind of edit the film already sometimes in the camera. Because with this film it was quite difficult also in the sense that we had no real budget. I mean, we mostly didn't get the funding from the bigger funding, so we got what we got and we made it. But this is also kind of, for example, there's a lot of expired film material also inside where you can see the colors are sometimes a little shifting and etc. So this is maybe the bad side of using film material. It's a little bit expensive also. But for me the good side is the quality of the material, but not just in a way of fetishism of the material, but really more this kind of what's the word for it? Focus. I'm more focused while using this camera, I have to say, because I do also other jobs or work with other filmmakers, and we sometimes use digital, so it's a very different method for me. And what sometimes happens also in this film, not so much then, I mean, there are kind of interviews, but for my new film, there are really different interviews, more like not talking head, but longer interviews. This kind of focusing between me and the character becomes different when I explain what we do, how we shoot, that we have 11 minutes now. And I think that some kind of concentration happens between me and the subject, the film or the protagonist. Allora, devo dire che lavoro sempre con 16 mm nei miei film. C'è anche da dire che c'è una tradizione particolarmente ancora viva in Austria per questo tipo di pellicola e quindi ricevo anche un determinato aiuto da tutto il resto della comunità. Però evidentemente presenta anche dei limiti perché bisogna lavorare con una certa quantità di minuti o comunque di metri. Però sì, mi piace poi poter montare... ed è diciamo già possibile montare forse all'interno della videocamera, è già possibile fare un processo di montaggio. Per questo film poi c'è da dire, ho incontrato altre diverse difficoltà che erano quelle dei finanziamenti. Infatti non siamo riusciti a farci finanziare dai grandi finanziatori e quindi alla fine è stato quello che è stato. Ho lavorato anche ad esempio con materiale scaduto e a volte lo si nota perché i colori forse sono un po' slavati, un po' pallidi. Si tratta certamente di materiale piuttosto costoso, che però per me è materiale di qualità. Non direi che sono legato a questo materiale, diciamo, da un punto di vista del feticismo, però mi aiuta veramente a concentrarmi sul mio soggetto, l'utilizzo di questo materiale. Quando ho collaborato, poi quando collaboro con altri registi, filmiamo sempre in digitale. E per me forse è più difficile, perché... anche quando ho interviste lunghe, il materiale analogico mi aiuta davvero ad avere un focus tra me e la persona che filmo, quindi a concentrarmi meglio su questo tipo di focus. Io ho una curiosità, questa diciamo, è più nel genere cronaca, pettegolezzo. Davvero nel 2019 sono stati trovati due busti di Hitler nella cantina del Parlamento di Vienna? Come dice? About the Hitler bust in the basement, yes. They started with the renovation and they found the two... I think one was a fresco, like a metal plate with a, what's the word for it, with a profile, yes, and one was a bust that was somewhere hidden in the cellar, which is a little bit strange because, I mean, it's the parliament and we know the history of Austria and we know also the, this is maybe the strange kind of like the history of Austria, also what we have with cellars. I mean, I don't know if you know the stories that happened
In Austria, where children were hidden, and there's even this kind of saying that in Austria there are a lot of Keller Nazis, like cellar Nazis. So in the cellar, you just feel like it was. Even Uli Seidel made a film in Keller, where you see one scene, and they have the swastika, and so it's. Yeah, I think this bust came now in the Museum of History in Austria, and the renovation is now finished, and the parliament is open again. Yes. Sì, allora è vero, sono stati ritrovati dei busti di Hitler durante il restauro del Parlamento. Uno di Ribero non è proprio un busto, è più diciamo una placca di metallo con il profilo di Hitler, mentre l'altro è proprio un busto che era stato nascosto nelle cantine. È una cosa forse un po' strana perché parliamo del Parlamento, e non so se conoscete un po' la storia dell'Austria, una storia in cui insomma venivano nascosti bambini nelle cantine, oppure c'è un modo di dire che è la nazi, appunto i nazisti delle cantine. E diciamo che tutto si ricollega un po' a quello che è stato ritrovato poi all'interno del Parlamento. Penso che ora il busto sia andato in un museo e ovviamente i restauri al Parlamento sono finiti ed è di nuovo aperto. Mi fanno dei gestacci per dire che è finita, però appunto volevo semplicemente aggiungere che in questa opera di scavo, appunto di scoperta di quello che sta sotto, di archeologia del presente recente, direi che questa scoperta fa molto riflettere e credo che faccia molto riflettere anche noi italiani, perché tante persone in cantina o nelle cantine trovano ricordi altrettanto spiacevoli, insomma spiacevoli per chi la pensa. Grazie per essere rimasti, grazie Ivan. Thank you.